l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 31 ottobre, qua siamo qui come ogni settimana per raccontarvi l'Europa, delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità, un programma in collaborazione con Euronet Plus Network di Radio Europee. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, il portale del network, oppure radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra sulle pagine dell'altra Europa, o ancora Facebook e Twitter, bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Chiocciola Federico Taddia, il mio account personale, oppure chiocciola Euronet Plus R24. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, euronetplus.eu, radio24.it, i nostri siti di riferimento, oppure Facebook e Twitter, Euronet Plus R24 o il mio account personale, chiocciola Federico Taddia. Andiamo a parlare adesso di un'importante associazione internazionale, no profit e non religiosa, che si occupa di difesa, protezione e conservazione del patrimonio artistico e architettonico legato ai luoghi di culto in Europa. Diamo il benvenuto ad Alessandra Flora, detta stampa di FRH, Future for Religious Heritage. Ciao Alessandra, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie e buon sabato a tutti. Allora, è un'associazione importante, conta 160 membri in tutta Europa, ma anche con varie costole extra europee. Il patrimonio artistico è al centro delle vostre attività, che vengono svolte in diversi modi. Si è appena concluso un importante progetto europeo, state lanciando una app. Chi siete e cosa fate? Allora, FRH, Future for Religious Heritage, è un'associazione, come dicevi tu, una ONG con sede a Bruxelles, e tra i nostri membri sono ben 160 in tutto il mondo. Ci sono università come quella di Leuven in Belgio, Gothenburg in Svezia, anche quella di Oslo, poi abbiamo l'importante fondazione La Sauvegarde de la France a Parigi, piuttosto che la Church Conservation Trust in Inghilterra, ma anche per esempio la Fondazione per il Patrimonio Ebraico, anch'essa inglese. E il 90% dei nostri membri si trova in Europa. Il nostro obiettivo è proteggere il patrimonio europeo, il patrimonio religioso legato ai luoghi di culto, che è composto da circa 500.000 luoghi di culto, tra cui chiese, monasteri, sinagoghe, moschee, che rappresentano il più grande museo d'Europa e che molto spesso rispetto ad altri musei è visitabile gratuitamente. Quindi noi non ci occupiamo per esempio della cattedrale di Notre Dame o della Cappella Sistina, che già possono avvalersi di restauri importanti e di sostegni economici continui, ma ci occupiamo anche di piccole realtà, di chiese di montagna, di sinagoghe sperdute per esempio nelle campagne dell'est europeo, affinché non chiudano o non vengano abbandonate o addirittura non vengano abbattute, come ad esempio accade in Olanda, perché è un paese in cui sicuramente con una elevata secolarizzazione, in cui le persone spesso non vanno più in chiesa chiaramente per motivi religiosi, per cui c'è proprio il rischio che queste realtà vengano chiuse e abbattute per creare ad esempio parcheggi o centri commerciali. Ma realtà che vi vengono segnalate dalle singole parrocchie, dai singoli cittadini, dai singoli comuni, come vengono catalogate, come vengono catalogati questi luoghi che voi scegliete di proteggere? Sì, questi luoghi ci vengono segnalati chiaramente dai nostri membri. Noi, proprio attraverso i nostri membri presenti in tutta Europa e in tutto il mondo, sono per esempio fondazioni, sì, diocesi, piuttosto che musei, che ci segnalano le realtà che sono a rischio di degrado, di chiusura, anche per motivi economici. Chiaramente stiamo vivendo una grande crisi economica e quindi il patrimonio artistico, architettonico è
a rischio perché rischia di essere degradato o comunque abbandonato. Per cui noi ci occupiamo anche del riuso, che è un tema abbastanza controverso, cioè è meglio che una chiesa sia chiusa per sempre o abbattuta per costruire un parcheggio, oppure che venga invece restaurata e magari adibita ad altri usi, per esempio per svolgere conferenze, concerti, incontri dedicati per esempio ai giovani. Tra i nostri membri per esempio c'è Art Live in Churches, che è una è un'associazione che promuove proprio laboratori di pittura e scultura per i giovani dell'est dell'Inghilterra all'interno delle chiese, che molto spesso sono chiuse e che altrimenti non avrebbero più un ruolo all'interno della loro comunità. Ho capito. Alessandra, tra i nuovi progetti in corso c'è Religiana, un prototipo di app. Qual è la sua finalità? Sì, è la, possiamo definirla un'app, no? In realtà è un ambiente internet che è accessibile direttamente online e è un progetto pilota che dà informazioni pratiche sui luoghi di culto in Europa, quindi per esempio informazioni sugli orari di apertura e di chiusura, perché sappiamo che molto spesso le chiese sono chiuse o aprono in orari a volte un po' improbabili, e quindi è proprio un'app dedicata ai turisti, che chiaramente non soltanto turisti religiosi ma anche privati cittadini che sono in viaggio e che si recano per visitare un luogo, un paese, un villaggio, e la prima cosa che fanno è andare a vedere se c'è un monastero o una cattedrale o una chiesa da visitare, o per esempio anche siti di altre religioni, e per cui in quel caso è possibile informarsi sia sugli orari di apertura e di chiusura ma anche sulle attività culturali che si svolgono all'interno di questi luoghi di culto, quindi non strettamente religiosi, e poi chiaramente anche su attività di tipo concerti, conferenze. E la cosa importante è che Religiana per la prima volta si occupa delle donazioni. Questo è un tema abbastanza importante anche alla luce del giubileo che si svolgerà a Roma a breve, e quindi l'obiettivo è quello di creare, dare la possibilità all'utente di fare delle donazioni tracciabili e trasparenti. Quando pensiamo alla donazione pensiamo soltanto alla possibilità di dare qualche moneta all'interno di una cassetta custodita all'interno di una chiesa, sì. Ma questo chiaramente non è sicuro, non è tracciabile. Invece attraverso questa app sarà possibile proprio in futuro, attraverso chiaramente degli accordi che stiamo facendo con i singoli paesi per individuare tutte le possibilità chiaramente a livello fiscale, di fare donazioni in tutta trasparenza, quindi si potrà donare un euro o un milione di euro per il restauro di una chiesa, però avendo poi la possibilità anche di detrarre chiaramente queste donazioni dalla propria dichiarazione dei redditi. Certo, insomma un abbraccio tra culto e cultura molto importante per difendere questo che tu giustamente hai definito il più grande museo d'Europa. Ci vuoi dare i siti di riferimento per tutte le informazioni? Sì, dunque il nostro sito è www.frh-europe.org. Vorrei anche citare un altro progetto che è appena partito, che è Europe Tour, un progetto di ricerca e analisi, questo è finanziato nell'ambito di Erasmus Plus e che vedrà il coinvolgimento di alcuni paesi, in prima battuta Austria, Germania, Polonia, Romania, e poi anche l'Italia con la regione Marche, la Spagna con la regione Cantabria, per definire i bisogni di professionalità e formazione delle reti turistiche culturali, quindi perché riteniamo che il turismo sia veramente una leva importante anche per poter creare posti di lavoro e crescita, e il turismo religioso è veramente un settore su cui si può puntare in esatto, futuro. Anche con competenza, quindi giustamente con bisogno e necessità di formazione. Grazie davvero ad Alessandra Flora, ciao e buon lavoro. Grazie, a presto. Adesso ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit.